Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Giorno, sono stati effettuati i sorteggi per l'inizio della nuova stagione. Ricordiamo che tu dovrai saltare le prime due partite contro il Verona e Bra, quindi buttiamoci sulla Coppa. Lecco che ha vinto le prime due gare ufficiali della stagione, tu le hai giocate entrambe da titolare nel centrocampo vecchio con Perez e Segato. Centrocampo sappiamo che probabilmente il reparto è quello che comunque sta in mezzo a difesa attacco, quindi è un po' l'ago della bilancia. Avete dimostrato di avere una discreta intesa che ovviamente è destinata a crescere poi, perché lavorate poi da un mese e mezzo insieme. Ma diciamo che entrambe le partite sono andate bene e Segato e Perez sono due ottimi giocatori, sono forti, quindi per me personalmente giocare con gente forte, poi l'intesa arriva anche abbastanza facilmente. Secondo me col tempo la possiamo sicuramente migliorare, e soprattutto più che l'intesa è la conoscenza, no? Conoscersi un po' di più è molto importante. Nella seconda ha giocato anche Lisai in mezzala, e per me, anche se non è compito mio questo, ha fatto un'ottima partita e lui è un ottimo giocatore anche lui, quindi abbiamo tante soluzioni, abbiamo Moleri, Poletto, cioè siamo tanti anche in mezzo al campo come negli altri reparti, quindi c'è un alto livello di come posso dire, di concentrazione e di qualità da parte di tutti, quindi poi è il mister che fa le scelte, quindi per il momento sto optando per il centrocampo vecchio, abbiamo vinto entrambe le partite, quindi va bene così. Il mister ti ha ritrovato, ti ritrova Lecco dopo l'esperienza di Ponte San Pietro, come lo ritrovi? Se lo trovi diverso, ovviamente con un campionato in più in tasca, che non è male. Sì, il mister, vabbè, la persona è la stessa, sono due realtà completamente diverse, con obiettivi completamente diversi, l'ho visto carico, più carico che a Ponte, ma anche a Ponte l'ho visto sempre molto carico, lui sempre molto professionale, quindi vuole vincere, come è giusto che sia, come lo vogliamo tutti, insomma. Infine si è approdato a Lecco in un momento di quasi massima maturità, se la mettiamo intorno ai 30 anni, tu non ci sei sicuramente lontano anche da questo traguardo della tua carriera, ovviamente. Ci arrivi per giocarti un campionato che la proprietà ha dichiarato di voler vincere, e ci arrivi come? Ma ci arrivo carico, io è qualche anno che aspetto una telefonata come quella di Lecco, perché è una piazza importante, perché io sono una persona ambiziosa e per me quando è arrivata questa telefonata non ho più considerato le altre telefonate che mi sono arrivate, perché ho detto li vogliono vincere, io voglio vincere, e quindi io sono stato molto contento della chiamata del presidente che mi ha chiamato, mi ha voluto, e il mister anche, quindi per me questa è una gioia. Ecco, adesso c'è da lavorare, però adesso tocca a noi, non a me, perché io dico tocca a noi. E allora, dopo l'affare sfumato del 2012, ricordiamo che eri stato con Ranieri e Roncari qui, ti auguro un buon lavoro, Giorno. Music. News. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.